Buon Natale! Buon Natale a tutti quanti! Offra un po' di zeni per i poveri. Eh? Principe, un po' di zeni per i poveri. Il mio socio Napa, morto 7 anni fa esatti. Ah, era bravo lui. La cosa più buona che ha fatto è stata levarsi dalle palle per darsi al cinema. Nel testamento mi aveva lasciato i soldi per produrre un suo film autobiografico. E io li ho usati per acquistare la Hitep Espia. Buongiorno, signor Vegeta. Pelatino, che fai con quel pezzo di carbone? Stavo solo cercando di scongelare l'inchiostro. Beh, ne hai già usato un pezzo la settimana scorsa. Adesso rimettiti al lavoro, Pelatino. A proposito di lavoro, signor Vegeta, domani è Natale. Mi chiedevo se potessi avere mezza giornata libera. Natale, eh? Sì, penso di sì. Ma ti tratterrò mezza giornata di paga. Ora ti pago 2 zeni al giorno, giusto? 2 zeni e mezzo, signore. Ah, già. Ti ho dato un aumento 3 anni fa. Sì, signore, quando cominciai a farle il bucato. Va bene, Pelatino. Ora vediamo. 50 zeni da Mr. Satan, più l'80% di interessi. Soldi, soldi, soldi! Buon Natale! Eh? Buon Natale a lei, signorino Gohan! Stronzate! Buon Natale, zio Vegeta! Che c'è di tanto felice? Ti dirò io cos'è il Natale. È solo un altro giorno lavorativo. E ogni moccioso che non è d'accordo andrebbe preso a randellate sui denti. E poi perché cazzo mi chiami zio? Ma signore, il Natale è un giorno in cui si fa del bene. È un giorno da passare in famiglia. E io ridico. Stronzate! Beh, non importa. Io dico buon Natale. Sì, zio, buon Natale. Ben detto, signorino Gohan. Ma che sei venuto a fare? A invitarti alla cena di Natale a casa del nonno Zuma. Ma sei impazzito? Te lo puoi scordare. Fuori, fuori, fuori! Marcaspio, sei sempre il solito. Buon Natale, zio. Scartavetrati dai coglioni. Quel Gohan è sempre così pieno di pensierini. Già, è sempre stato un rammollito. Oh, dei clienti. Che cosa posso fare per lor, signore? Signore, stiamo raccogliendo offerte per gli indigenti e i bisognosi. Per chi? Una colletta per i poveri. Oh, beh, vi rendete conto che se date i soldi ai poveri, non saranno più poveri? E se non sono più poveri, non dovrete più raccogliere soldi per loro? Beh, signore... E se non dovrete più raccogliere soldi per loro, vi ritroverete senza lavoro. Vi prego, signore, non chiedetemi di farvi perdere il lavoro. Non la vigilia di Natale. Non lo faremo mai, signore. No, no, no. Forza, occupatevi del vostro lavoro finché ce l'avete. Lo vedi come va il mondo, Pelatino? Lavori tutta una vita per fare i soldi e poi la gente vuole che tu li dia via. Puoi andare ora. Eh? Oh, grazie, signore. Lei è così gentile. Dai, levati dalle palle e vedi di essere qui puntuale domattina. Oh, certo, signore, certo, stronzate, cioè, volevo dire, starò attento ad essere puntuale. Vegeta! 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 Napa, non può essere. Con tutte queste chiacchiere comincio pure a vaneggiare. Vegeta! Ma cosa? Vegeta! Hai visto? Non posso più volare. Vegeta, non mi riconosci? Ero il tuo socio Napa. Napa? Sei davvero tu? Vegeta, ricordi quando ero vivo? Che delinquente ero! Sì, prima di rincoglionirti con il cinema, avevi classe, Napa. Sì. No! Facevo male! E così facendo, per punizione, devo stare incatenato a queste pesanti sfere poche per l'eternità. E forse anche oltre. Non c'è speranza, Vegeta. Sono condannato! Condannato! La stessa cosa accadrà anche a te, Vegigi. No, è impossibile! Non voglio! Aiutami, Napa! Ascolta, Vegeta. Stanotte riceverai la visita di 3 spiriti. Fa quello che ti dicono.
o le tue sfere saranno più pesanti delle mie. Ci vediamo, Vegeta. Quando finisci all'inferno, ti offro un caffè. Ciao! Chi è? Ah, ti sei svegliato finalmente. Non ho tempo da perdere. Ma tu chi sei? Sono il Super Mega Ultra Alfa Omega Iper Turbo Spirito Supremo dei Natali passati. Posso chiamarti solo Spirito? Super Spirito Supremo acconsente. Caro Vegeta, se si misurasse la gente dalla bontà, tu non saresti più alto di un ammecciano albino. La bontà serve a poco in questo mondo. Ti faccio vedere una cosa. Avvicinati. Sarò delicato dato che è la tua prima volta. Ora rilassati mentre penetro nei tuoi ricordi. Spirito, ma cosa fai? Andremo a vedere il tuo passato! Spirito, credo di conoscere questo posto. Sì, quello è il vecchio Freezer. Non avrei potuto lavorare per un tiranno più bastardo. E c'è anche tutta la squadra Genio. E quel ragazzo all'angolo sono io. Sì, questo era prima che tu diventassi un miserabile avaro consumato dall'astio. Beh, nessuno è perfetto. E quella è Bulma. Vegeta? Sì, Bulma? Ho gli occhi chiusi, le labbra protese e sto proprio sotto il vischio. Mi ricordo, mi piaceva così tanto. E sono bastati 10 anni a farti piacere qualcos'altro. Amavi i tuoi soldi più di quella povera creatura e l'hai perduta per sempre. Ti prego, Spirito, non posso più sopportare certi ricordi. Portami a casa. Non dimenticare. Tu stesso hai causato questi ricordi. Tu stesso! Cos'è questa puzza? Sembra pancetta. Non sembra! È pancetta! E tu puzzi di cattivone! Eh? Io al limite puzzo di spirito del Natale presente! Ma chiamami pure protettore del Natale! Carrot, ma come cazzo ti sei vestito? Allora, abbiamo una gigantesca mozzarella di bufala, qualche Big Mac Namek e l'invenzione di cui vado più fiero, il doppio Bacon Witch! Il panino con la pancetta al posto del pane, Vegeta! Ma niente uva, eh? A me non piace l'uva! Per non parlare di tutti questi puzzi di pezza! Pazzi di puzza? Pizzi di puzzo? Beh sì, insomma... quelle due pizze! Ma di che cazzo stai parlando? E da dove arriva tutto questo cibo? Oh, andiamo, Geta! Viene dal cuore! È il cibo della generosità che tu hai negato al prossimo per tanto tempo! Generosità? Con me nessuno è mai stato generoso, te lo assicuro! Ah, sì? Ah, siamo arrivati! Perché mi hai portato in questa topaia? Questa è la casa del tuo dipendente sfruttato e malpagato Krilin! Che sta cucinando? Un anatroccolo? Ma sicuramente hanno qualcosa in più da mangiare. Guarda quella pentola! No, quello è il tuo bucato! Oh no, non ancora, tesoro! Dobbiamo aspettare la piccola Marron! Sto arrivando! Oh, che bello! Guarda quante cose buone da mangiare! Dobbiamo ringraziare il signor Vegeta. Dimmi, Carrot, cos'ha che non va quella bambina? Tante cose, purtroppo. Se le cose non cambieranno, vedo una sedia vuota, là dove sta seduta la piccola Marron. Allora questo significa che Marron sarà... Ma dove sono andati? Carrot! Dove sei? Torna qui! E tu chi sei? Sei forse lo spirito dei Natali futuri? Ti prego, dimmi, che cosa succederà alla piccola Marron? Oh no! Spirito, non
voglio che questo accada. Dimmi se questi avvenimenti possono cambiare. Non ho mai visto funerale come questo qui. Nessuno in lutto, nessun amico a salutarlo. Beh, andiamo a fare gara di flessioni prima di seppellirlo. Vado a prendere l'olio. Spirito, dimmi, di chi è questa tomba vuota? Ma è la tua, Vegeta. Del verme più ricco di tutto il cimitero. No! Spirito! Aiuto! Sono di nuovo a casa mia. Ehi, è il giorno di Natale. Gli spiriti mi hanno dato un'altra occasione. Adesso so cosa devo fare. Buon Natale a tutti quanti, amici! Eh? Buon Natale, signori! Ho qualcosa per voi. Ecco qui. Questi sono 1000 zeni. Non uno di più, eh? 1000 zeni! Oh, grazie, signor Vegeta, grazie! E un felice Natale anche a lei, signore! Ora possiamo comprarci quella collezione di riviste! Sì, andiamo! Ciao, Goa! Ciao, zio! Cioè, Vegeta! Non vedo l'ora di venire alla tua meravigliosa cena! Cosa? Ma come, verrai? Ma certo che verrò! Sarò in perfetto orario! Voglio tutto bello caldo! Senz'altro, zio Vegeta! Ti auguro un felicissimo Natale! E ora pensiamo al pelati... al pic... al... non... a Krilli! Oh, lei, signor Vegeta! Ah, e buon Natale! Buon Natale! Ho un altro sacco per te. Ancora bucato? Ma, signore, è il giorno di Natale! Ma sentilo, solo un'altra scusa per essere pigri. E un'altra cosa, Pelatino. D'ora in poi non chiedermi mai più una mezza giornata libera. Non mi lasci altra scelta se non quella di darti... Giocattoli! Sì, giocattoli! No! Ti do un aumento di stipendio. Ti farò diventare mio socio. Socio? Grazie, signor Vegeta! Buon Natale, socio! E che Dio benedica tutti quanti! E fu così che passammo il più sereno Natale della nostra vita! Fine! Papà, ma è vera sta cosa? Certo, figliolo! Io non ricordo niente di simile. E mi sembra tutto molto poco credibile. Ma no, è tutto vero, figliolo! Beh, in parte. Cioè? C'era davvero un tavolo pieno di cibo e io me lo sono pappato tutto! Thank you.